A questo punto abbiamo la telefonata è in linea e lo ringrazio per aver risposto alla nostra chiamata. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Monsignor Bregantini, noi l'abbiamo chiamata perché attraverso le sue parole vogliamo ricordare insieme Monsignor Giuseppe Agostino, una figura importante per questa terra di Calabria, per ciascuno di noi, un uomo che è stato sempre un attento osservatore della pietà popolare soprattutto. Sì, è stata una figura per la Calabria e per me in particolare di grandissimo rilievo. Io sono stato accolto subito da lui, lui mi ha incaricato di seguire le fabbriche che allora erano molto vive a Crotone. Ho accompagnato molti passi della sua visita pastorale nelle fabbriche, sono stato ordinato prima diacono, poi prete e poi 15 anni dopo vescovo nella cattedrale di Crotone proprio da lui. Perciò è per me una figura straordinaria, ma lo è anche per la Calabria, perché ha saputo cogliere tutti i problemi, le difficoltà, ha saputo interpretarli, darli a questi problemi una visione culturalmente allargata, interessante. Ha difeso la Calabria molte volte a livello governativo, ma anche presso la Chiesa italiana, è intervenuto per far costruire con un fondo speciale le case canoniche al sud ed ha dato una lettura positiva e anche antropologicamente interessante e avanzata nei confronti della religiosità popolare. Grande veramente il suo merito. Una figura, come lei stesso sosteneva, importante, che ha dato molto alla Chiesa. La Chiesa crotonese deve molto a Monsignor Agostino, tanti sono i progetti messi in campo, il centro Marianna Agostino, la mensa di Padre Pio. Lei ricordava quello che è stato il grande momento di vicinanza e di sostegno ai lavoratori delle fabbriche crotonesi nel grande momento di difficoltà, lo ricordiamo tutti, in quei giorni al fianco degli uomini e delle donne della terra di Pitagora. Sì, è stata sempre sollecita la sua voce, premuroso il suo gesto di vicinanza, talvolta ha difeso in maniera molto coraggiosa anche davanti, come dicevo, alle realtà istituzionali italiane. Poi lei ha ricordato molto bene le attività caritative e in maniera anche vivissima io ricordo di lui la creazione del Carmelo come luogo di preghiera a Colonna, in un luogo simbolo di Crotone dove la realtà del passato pitagorico si è sposata oggi con la realtà di preghiera di questa comunità e vigile anche dall'alto su tutta la Calabria. È merito suo il coraggioso gesto di aver accolto queste suore, le ha potenziate, le ha fatte crescere, ha dato a loro una dignità grandissima. Si è tentato, mi ricordo, con grande speranza di portarle anche a Gerace, ma poi purtroppo la cosa si infranse perché il mio successore non colse questo fatto e quindi l'opera si spense a Gerace. Ma il gesto è stato comunque grande di diffonderlo non solo nella realtà crotonese ma nella realtà calabrese. Un uomo che ha saputo cioè guardare i lavoratori ma anche ha guardato la contemplazione del cielo. E poi tra le altre cose non si può neppure dimenticare quando pronunciò più volte già a partire dal 1989 in Consiglio regionale nel corso della terza conferenza mafia, Stato, Società, quello che la sua radicale avversione alla mafia. Certo, qui è stato un uomo molto saggio che ha saputo capire i problemi perché la realtà della Calabria è complessa e esige molta saggezza, però è stato anche un uomo molto deciso nell'indicare gli obiettivi. Lui distinse in maniera nettissima quella distinzione che poi divenne preziosa tra mafia e mafiosità.
La mafia è compito dello Stato combatterla, della polizia. La mafiosità, il pensare secondo questa logica di privilegio, è opera della Chiesa, delle famiglie, della scuola, dell'università. Lui su questo lavorò tantissimo e fu questo secondo me il merito suo, perché questa distinzione così precisa ha permesso poi di operare in maniera conseguente a vari livelli, distinti ma anche intrecciati, e quindi di dare una nuova cultura, quella che in fondo oggi è stata raccolta libera, ed è questo un po' il segno positivo che lui ha compiuto. Monsignor Brigantini, lei è in viaggio in questo momento, sta per raggiungere Cosenza? Sto scendendo a Cosenza, scendo a Paola dal treno e poi mi portano a Cosenza, partecipo con commozione vera ai funerali. Vengo e gli sono grato infinitamente, è doveroso da parte mia, porto la voce degli altri vescovi, perché io sto frequentando in questi tre giorni la CEI a Roma e quindi ho portato proprio ufficialmente anche la loro voce. Noi la ringraziamo per aver ricordato a tutti quanti noi questa splendida figura che porteremo tutti quanti nel cuore. Sì, io sono grato a voi che mi avete chiamato, perdonino gli ascoltatori qualche fruscio dovuto al treno, ma la partecipazione commossa e quindi anche vivissima a questo evento fa parte un po' del momento storico della Calabria. Anch'io ringrazio voi, ringrazio Dio di aver incontrato Monsignor Agostini. Grazie Monsignor Brigantini, grazie. Grazie, arrivederci, grazie. Grazie infinitamente per averci dedicato questo tempo e per averci ancora una volta portato il ricordo di questa figura, come dicevo, meravigliosa per chi ha avuto l'onore di incontrarlo e di camminare insieme a Monsignor Agostino. E sono davvero tanti, e avremo modo anche di sentire nel nostro giornale alle 14 quello che è il sentimento che attraversa il cuore dei calabresi e dei crotonesi in modo particolare.